Quest'oggi Toscana My Love fa visita a Lucca, in quella che fu la serenissima Repubblica Lucense, bella, aristocratica, signorile ed elegante. Iniziamo il nostro percorso dalla Villa Reale di Marlia, a pochi chilometri dal centro, un luogo che racconta un'epoca di fasti, di costumi sfarzosi, di ombrellini e carrozze. Per l'elite nobiliare dei secoli scorsi era un onore partecipare alle feste e ai concerti nel parco. E ancora oggi, passeggiando per la tenuta, sembra quasi di sentir risuonare il violino del genio lucchese, Niccolò Paganini, o veder passeggiare le dame a braccetto con i loro cavalieri. È una delle più celebri ville lucchesi e appartenne persino ad Elisa Bonaparte Basciocchi, sorella di Napoleone, principessa di Lucca e poi granduchessa di Toscana, che nel 1806 la ridisegnò in stile neoclassico. La Villa Reale è circondata da 16 ettari di parco, un vero e proprio paradiso, dove Paganini veniva a deliziare con il suo violino la principessa. Recentemente ristrutturata, grazie alla lungimiranza di un mecenate svizzero, la villa rappresenta uno degli angoli più storici di tutta la Toscana e dell'Italia, un luogo dove si respira ancora quella nobiltà e quel bien vivre, un eco del passato che ancora oggi riecheggia. Proseguiamo il nostro viaggio facendo un passo indietro. Di origini romane, Lucca fu riconosciuta libero comune già da Federico Barbarossa nel 1162 ed è stata l'unica città toscana a rimanere indipendente da Firenze fino al 1848, quando fu finalmente inglobata nel Granducato. Quando si arriva a Lucca, la prima immagine che colpisce è quella delle sue mura, che sembrano abbracciare e proteggere il suo centro storico. Lunghe oltre 4 chilometri, costruite fra il 5 e il 600, furono trasformate da Maria Luisa di Borbone nell'800 in una passeggiata pubblica alberata. È uno degli esempi più significativi di fortificazioni rinascimentali europee. Altro simbolo di Lucca sono le sue torri, un tempo numerosissime, oggi ne possiamo ammirare solo due. Stiamo parlando di quella dell'Orologio e quella dei Guinigi. Fra più bei monumenti della città, con dei lecci che vi crescono sulla sommità. Anche D'Annunzio, affascinato a tal proposito, scrisse: «È la città dell'alborato cerchio, ove dorme la donna del Guinigi». Imperdibili sono il Museo della Zecca. La Zecca di Lucca fu la più antica d'Europa ed ha battuto moneta, udite udite, dal 650 al 1843. La famosa piazza ellittica del mercato dell'anfiteatro, uno dei luoghi più caratteristici e belli di Lucca, ricavata sui resti di un antico anfiteatro romano. Il Duomo di Lucca, così come la bellissima piazza che lo circonda, all'interno della cattedrale di San Martino avrete modo di ammirare i dipinti di artisti quale il Tintoretto o soprattutto il famoso monumento funebre a Ilaria del Carretto, realizzato da Jacopo della Quercia. Un pezzo di storia di ogni città sono le sue ricette ed i suoi sapori. A Lucca non si può proprio fare a meno di una sosta golosa alla pasticceria Taddeucci, nata nel 1881 e famosa per la produzione del bucellato e del pan puccini. Per finire in bellezza, perché non sedersi alla bottega di Anna e Leo per degustare i migliori piatti della tradizione, come i fantastici tordelli lucchesi o la rovellina? A Lucca si ammirano, quasi come in un quadro antico, visioni dimenticate e atmosfere nobiliari. I fasti ducali di una città indipendente e fine. Una città che gelosamente conserva ancora oggi tra le sue mura un'eleganza inimitabile. Prossima puntata andremo ad Arezzo, città di Petrarca, Vasari, Guittone e di grandi antiquari e artigiani. Non perdetevela!